Bella a tutti ragazzi, qui Golis, ben ritrovati sul canale di The Maniac. Ragazzi, oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo video e con la nostra rubrica settimanale, ovvero le news della settimana sul mondo dei videogames, ma non solo, anche sul mondo della tecnologia. Ragazzi, io vi invito a guardare tutto il video perché alla fine c'è una notizia veramente bomba. Per chi è appassionato ai videogiochi, ragazzi, deve seguire tutto il video. Però io direi di partire subito con la notizia, la prima notizia del giorno, ovvero Pokémon Go, ragazzi. Sì, perché Pokémon Go è ritornato alla ribalta perché è uscito un aggiornamento che tutti gli utenti e giocatori stavano aspettando da tempo, ovvero l'introduzione della seconda generazione di Pokémon nella mappa di gioco, ovvero in tutto il mondo. Però ragazzi, su Reddit già è spuntata una notizia, si è aperto un come possiamo chiamarlo, un dibattito su Heracross, che è un Pokémon della seconda generazione che si pensa sia Region Locked. Per chi è giocatore e anche per chi non lo fosse, Region Locked sarebbe un Pokémon che si può catturare solo in alcune parti del mondo. In questo caso su Reddit è comparso che Heracross si può catturare soltanto in America e in America del Sud. Poi ragazzi, rimanendo sempre in tema gaming, non mobile ma console, spuntano nuove notizie per quanto riguarda il titolo in esclusiva per PS4, ovvero Horizon Zero Dawn. Ragazzi, un utente ha provato il gioco e ha rilasciato diversi commenti per quanto riguarda il gameplay del gioco. Il gameplay, ragazzi, è ha detto, come dice questo utente, è fisso a 30 fps anche su PlayStation 4 Pro, per dare una maggior ampiezza alla grafica del gioco, anche rimanendo con una fluidità abbastanza bassa. E l'utente inoltre ha rilasciato commenti anche sul gameplay in generale, su come si comporta il gioco e su come si svolge, lanciando un paragone con The Last of Us, perché bisogna raccogliere risorse, aumentare abilità, eccetera eccetera. Quindi lui ha azzardato un paragone con The Last of Us, sempre un titolo esclusiva PS4. E poi ragazzi, l'ultima notizia per quanto riguarda il mondo del gaming: Nintendo ha ritirato alcune console Nintendo Switch, proprio perché alcuni utenti sono riusciti ad appropriarsene con un furto. E proprio un utente, di cui ora il nome è sconosciuto, ha ricevuto appunto questa lettera da Nintendo che chiedeva di restituire la console. E appunto, sapendo a cosa andava incontro, l'utente ha restituito la console. Passiamo ora all'ambito social, ragazzi, perché Facebook ha introdotto anch'esso le storie. Come è iniziato su Snapchat e poi su Instagram, ora Zuckerberg aggiunge le storie anche su Facebook. Molto simile a Instagram, ovviamente, perché Instagram è di proprietà di Zuckerberg. Esistono le direct, si possono aggiungere tantissimi effetti. Questa è una cosa che mi ha, diciamo, alquanto meravigliato sulle storie di Facebook, perché ce ne sono veramente tantissimi e molto diversi da quelli che possiamo trovare sia su Snapchat che su Instagram. Non ci sono comunque veramente un'introduzione forse utile, forse inutile, fatecelo sapere nei commenti. Passiamo all'ambito mobile, dispositivi mobile, ragazzi. Chi non ricorda, ragazzi, il Nokia 3310, lanciato nel 2000 dalla casa, appunto da Nokia, ha raggiunto la vendita di 100 milioni di dispositivi. E si pensa che al Mobile World Congress dovrebbe essere rilanciato in una forma un po' più rimodernizzata e magari con un software tutto suo. E per concludere, ragazzi, la notizia bomba: il 30 giugno abbiamo una data, ragazzi, uscirà Crash Bandicoot Remastered. Finalmente è stato rilasciato anche un video in cui si vede proprio, diciamo, è il trailer di lancio del gioco, un video che dura circa sui 20-30 secondi, ora non mi ricordo benissimo, però ce l'abbiamo. E che dire, ragazzi, con questo abbiamo concluso le news della settimana. Noi ci rivediamo lunedì, per chi segue solo questa rubrica. Se volete seguire
tutte le nostre i nostri video, le nostre live, i nostri post. Seguiteci su YouTube lasciando un'iscrizione e attivando la campanellina delle notifiche, così ogni volta che saremo in live o caricheremo un video saprete cosa abbiamo fatto. Se poi volete seguire anche, ci volete seguire anche oltre YouTube, lasciate un bel like nella pagina Facebook che trovate sotto in descrizione. Ogni giorno escono post, video divertenti e da lì potete comunicare anche più velocemente con noi. E che dire ragazzi, da Gonis è tutto, siete meglio, buongiorno. Here we go.